Bentornati qui sul canale di PG Esports. Io sono Eddie Noise, al mio fianco come sempre Moonboy. E questi, signori e signori, sono gli LCS 2019. E piano piano siamo arrivati alla seconda partita della serata. Come ovviamente vedete dalle grafiche alle nostre spalle, FlyQuest contro Team Liquid. E questa è una partita molto interessante, perché i Team Liquid ovviamente in cima alla classifica, incontestate, sono 4-0 per adesso. Nessuna squadra li ha neanche messi in difficoltà, veramente. Sembrano essere a tutti gli effetti il miglior team in Nord America. Ma dall'altra parte abbiamo i FlyQuest, che, come dicevamo a inizio serata, la classifica è un po' in questa situazione particolare. C'è un team a 4-0, un team a 3-1, un team a 1-3, un team a 0-4 e tutto il resto di team a 2-3. Adesso ovviamente dopo la prima partita sono un po' cambiate le situazioni, ma FlyQuest sono un altro di quei team che si distaccano da quel blocco di gente tanto a 2-2 anche. E sono dalla parte superiore, una cosa che non ci aspettavamo affatto da parte loro, che anzi la maggior parte di noi, di non solo di noi commentatori, ma in generale noi, del mondo, noi era scettico, collettivo, noi mondiale, noi aspettava di vederli in fondo alla classifica con un lineup che non ispirava particolari sensazioni di grande vittoria. E invece da qui l'hashtag, ma chi l'ha fatto questo power ranking LCS? Non l'ho mai sentito questo hashtag in vita mia. Ma l'abbiamo fatto? Insomma no. Non l'ho mai sentito. No, sì, LCS no, no. Cos'è no. LCS? Ah, I don't know. Scherzi a parte, effettivamente i FlyQuest, wow. Ci hanno impressionato, tra l'altro con comp, insomma, strane. Particolari. Abbiamo visto Ornn due volte su due, su tre, vincente in posizione di supporto. E che supporto? Sia in fase di corsia e sia in fase di teamfight, l'evocazione della forgia, insieme poi alla combinazione con lo stesso Sion, hanno fatto qualcosa di spettacolare. E sono riusciti a fare quello che non ci aspettavamo, ovvero vincere. Sì. Certo, ora hanno un avversario molto ostico davanti a loro, ma se riuscissero ad abbattere i Team Liquid in questa partita, non solo sarebbe una vittoria molto importante, perché riuscire Cavolo. A battere i Team Liquid, che sono per adesso imbattuti, sarebbe un obiettivo fantastico, ma si assicurerebbero il primo posto a pari merito proprio con loro. E quindi però staremo a vedere, finalmente selezione dei campioni, staremo a vedere, perché qui si inizierà a fare la differenza. FlyQuest contro Team Liquid, per i FlyQuest Viper, Santorin, Pobelter, Wild Turtle e JJ. Dall'altra parte invece per i Team Liquid, Impact, Xmidi, Jensen, Doublelift e Core JJ. Beh, le solite fasi di ban, Akali che viene rimossa, Sion che viene rimosso, Ornn che... Oh, ma come mai Ornn? Ne stavamo parlando prima, ci staranno aspettando il Team Liquid Ghost. Scherzi a parte. E ovviamente togliere la JJ è la soluzione migliore. Sì, JJ ha performato molto bene con questo Ornn, ha trovato tre vittorie importantissime. Ha fatto salire squadra. Il suo win rate di Ornn, praticamente solo lui. Un win rate globale di Ornn. Ci hanno provato anche forse gli Echo Fox, che hanno affossato, ci hanno provato a togliere un po' di stat a Ornn. Già, e esclusivamente quello era loro obiettivo. Sì, loro hanno piccato Ornn non per non vincere. Possiamo avere Ornn con 100% esatto. Win rate nelle CS, ragazzi. Esatto, dall'altra parte però abbiamo, come hai detto te, Team Liquid, Jensen, nuovo import, che sta facendo valere effettivamente il suo valore, e effettivamente è un import che ha fatto la differenza e questo è un over che mi sollazzerebbe alquanto, però ovviamente non è esatto, eccolo qui che arriva. No, ti giuro, Gangplank mai, mai nella vita. Non in questo meta, peraltro. Già, per lo tra meno. L'altro, mangia arance. Aatrox selezionato in risposta immediatamente, ovviamente. Eccolo qua, classico, finalmente il famoso scambio avanti e indietro, Urgot, Aatrox, Utrox, Argot, quello che volete. E il caro Alistar selezionato in seconda pick per Core JJ nella corsia inferiore. Molto simile alla composizione di prima. No, in realtà no, perché gli Andre Thieves avevano sia Urgot che Aatrox nello stesso squadra. Il famoso Utrox, la composizione Utrox. Esatto. Allora, la cosa interessante. Ok, oh, fermi tutti. Vediamo. Davvero? Davvero fai questa mossa? FlyQuest avete perso. Ve lo dico, ma non tanto perché hanno una composition sbagliata, ma perché hai rubato il Rakan di Core JJ. E allora adesso sarà così arrabbiato che non gli si vedranno neanche più gli occhi. Giocherà tipo Brock, a occhi chiusi, e ti tira dritto la corsia inferiore con Doublelift. Beh, te lo dico, è arrabbiatissimo adesso, lo vedo proprio, guarda la divisione di Doublelift. Se Core JJ e Doublelift stompassero questa corsia, guardalo. Non penso che sia perché gli hanno rubato Rakan. No, certo, beh, ovviamente. Potrebbe essere un incentivo in più. Giocare ruolo, perché effettivamente Rakan ci troviamo sul 9.2, quindi non ancora 9.3 dei live server, però comunque 9.2, Rakan già nerfato, la sua doppia ma abbiamo già visto già molto più lenta nell'esecuzione.
Ovviamente scherziamo, d'altronde Alistar era già stato selezionato, quindi a meno che non fosse un Alistar in corsia superiore. Qualcuno l'ha giocato. Non mettere in testa strane idee. Magari qualcuno lo gioca il giorno dopo. No, scherzi a parte. Quindi abbiamo già la corsia inferiore sia per i FlyQuest sia per il Team Liquid. Sembra di sì, però ovviamente quel Aatrox potrebbe andare anche nelle mani di Jensen o addirittura nelle mani di Xmiti. Il caro. Questo è vero. Xmiti, ci penso sempre perché lui effettivamente è il giocatore più anziano all'interno degli LCS. Avevo guardato addirittura l'anno scorso così per curiosità, vero, per vedere è chi è il giocatore più anziano. Era Xmiti, non mi ricordo esattamente quanti anni ha, mi sembra sia del 90, forse. Quindi addirittura è veramente anziano. 92. Diciamo che può essere un po' come... È un po' il nonno Hollywood dei sì, è il nonno hollywoodiano, è vero, è vero. Un po' di quelli proprio una leggenda sì, a livello di storia. E il fatto è che continua a performare veramente così bene. Per adesso 4 game, 4 vittorie, abbiamo visto 4 game con Lee Sin. 4 game con Lee Sin. Che è ancora disponibile in sì, questo draft. Lee Sin Open, perché ragazzi non state bannando Lee Sin. Loro tra l'altro stanno giocando pure comodo, perché Lee Sin non lo vogliono piccare. Questo è preoccupante, perché vuol dire che Smithy c'ha altri personaggi a disposizione. Staremo a vedere se qua, dopo il ban di Kennen e di Lissandra, andrà a optare effettivamente per nuovamente Lee Sin, il monocolo bendato. Però questo è un ottimo utilizzo dei flex da parte di Team Liquid, avendo selezionato soltanto Aatrox, quindi non sai ancora non sai ancora se andrà nelle mani di Impact o di Jensen o addirittura di Xmiti. Costringono i flex a bannare un po' per tutte le evenienze. Bannano Lissandra, che è un champion generalmente molto forte nel meta attuale, dalle mani di Jensen, però tolgono anche Kennen dalle mani di Impact in un matchup possibilmente favorevole contro l'Urgo di Viper. Quello però è un Gragas. Quindi interrompe la sua serie di Lee Sin, il caro Xmiti. Vabbè, se sarà stancato di smurfare con Lee Sin, che dici? Dall'altra parte comunque vediamo i Team Liquid che chiudono Olaf e Galio, quindi ovviamente sono rimossi. Che cosa? Nuno. Perché Nunu? Sarebbe interessante, mi piacerebbe. Eccolo. Un Nunu confermato. Per allora abbiamo visto un una LeBlanc confermata. Abbiamo visto una Nunu e non ci è piaciuta. Sì, effettivamente no. Il Nunu e Willamp. Sì, Nunu e Willamp, perché sono sempre in due. Di Svenskeren, giocati proprio contro i sì. Team Liquid, non no. Ha avuto una buona performance, ma quello forse anche perché non era un pick particolarmente adatto alla composizione in cui si trovava. In questa composizione, tuttavia, devo dire non mi dispiace, perché comunque fornisce una buona fonte di engage, una buona frontline, una buona pressione nella giungla sugli obiettivi, soprattutto. Quindi, nel caso questa composizione dei FlyQuest prende il vantaggio, che non è una cosa da escludere, perché Zyrakan, corsia inferiore, notoriamente una corsia dominante. LeBlanc contro Syndra potrebbe fare un po' di fatica, ma se prende il via, snowballa molto facilmente. Urgot contro Aatrox, ovviamente, il matchup che si bilancia proprio con una precisione millimetrica. Nel momento in cui uno prende il vantaggio sull'altro, è molto facile accumulare il vantaggio sempre più rapidamente. Quindi c'è la possibilità che queste tre lane da parte dei FlyQuest escano ben contente da un early game. E quindi pressione sugli obiettivi. Nunu, ottimo pick. Vero, ma io ti dico che secondo me da una parte hanno degli interessanti controlli, dall'altra però il Team Liquid ha dalla sua, tralasciando ovviamente Gragas, che è un tipo di jungler che mi piace molto, perché sì, fa quello che fanno tutti i jungler più o meno, ma lo fa in maniera diversa. Ha la possibilità di utilizzare in maniera diversa i suoi engage, le sue entrate in combattimento, partendo già dalla sua suprema, a chiudere poi ovviamente con possibili prediction di barile o un'entrata di pancia in tutti i sensi, per l'appunto. Sì, perché noi parliamo di Lee Sin come questo jungler immenso playmaker, esatto, possibile, ma anche Gragas. Gragas crea letteralmente. Incredibile, Xmiti può mostrare la famosa combo scatto più barile che ti porta via. Non solo quello, le mille interazioni che puoi fare con il flash e il tuo body slam. Staremo a vedere se ce li porteranno qui sulla landa, perché la grafica finalmente ci mostra l'inizio di questa seconda partita di questa nottata, FlyQuest contro Team Liquid. E quindi adesso da casa è il momento degli hashtag. Hashtag FLY FlyWin, se pensate che saranno i FlyQuest a portarsi a casa la vittoria e pareggiarsi al primo posto con i Team Liquid. Invece hashtag TLWin, se pensate che i Team Liquid rimarranno imbattuti all'interno degli LCS. Primo scambio di colpi tra Doublelift e Wild Turtle, così, giusto per dare un po' di difficoltà. E qui volevo arrivare. Il problema del Team Liquid, al di là che sono fortissimi, dicevo, il problema per i FlyQuest del Team Liquid è che nelle loro mani hanno dei campioni che abbiamo già visto in altri matchup, abbiamo visto in altri team, e non hanno performato bene. Peccato che adesso ci sia un Jensen,
ci sia doublelift dalla loro attenzione, perché qui doublelift stesso, per appunto ne stavo parlando con DJ, giustamente carica dentro, quanto è bella quella skin, mamma mia, carica per appunto Wild Turtle e lo allontana. Dicevo, dalla loro hanno persone, player che sanno ottimizzare bene questi campioni e io ho paura che esplodano. Qui però un po' di aggressione, pressione mentale. Sì, e questo è il modo perfetto per i FlyQuest di iniziare la fase di corsia in corsia inferiore, perché doublelift ha subito un sacco di danni, non ha avuto il tempo di andare back, costretto quindi a utilizzare la sua pozione, quindi adesso si trova già con circa 80% di vita, nessuna fonte di sustain, a parte ovviamente il piede lesto. Famoso piede lesto, che a quanto pare è immortale. Però la pozione che se va dall'inventario effettivamente sono 50 gold che se ne vanno, quindi un ottimo trade nei primi livelli da parte dei FlyQuest. Sai che ti dico però, il matchup Pobelter-Jensen mi piace davvero tanto, perché Jensen è una macchina da guerra e continua ad essere sempre molto aggressivo. Pobelter è abbastanza pazzo di rispondere a queste aggressioni e questa è la cosa bella, può farlo anche con le blank soprattutto. Non solo questo, ma c'è una storia importante in quella questione centrale, già. Perché Pobelter sta andando ad affrontare il team su cui giocava proprio l'anno scorso. È stato rimpiazzato poi da Jensen quando nell'off season Steve ha tirato fuori i soldi e si è portato a casa Jensen e Core JJ come due import di valore impressionante. Qui intanto lo stesso JJ ha rischiato grosso, perché sì, si è lanciato, ma Core JJ ha fatto valere la sua spinta portandolo un po' dalla loro, quindi guadagnando un po' di tempismo per far sì che Doublelift portasse giusto quei pochi danni. Nulla che possa impensire ovviamente, questa non è una lane da combattimento. Sì. Almeno per quanto riguarda ovviamente i temi liquid. Nel frattempo stavo osservando anche un po' il pathing di Santorin con questo lune nelle prime fasi di corsia. Ha deciso di partire dal suo rosso per poi fare i propri Krug e poi dirigersi direttamente verso Largo Granchio Nord. Va bene, va bene. A disposizione c'è ancora quello della corsia del fiume inferiore. Probabilmente adesso Gragas liberato Lupi e Blu andrà ovviamente a chiuderlo. Sì, e devi anche considerare che Gragas ha pulito l'intera sua giungla superiore, più appunto il campo dei Lupi, come stai dicendo, quindi è in netto vantaggio di tempo in questo momento rispetto a Santorin. Sì, anche perché Santorin ha lasciato il Lababecchi. E non avrà problemi ad assicurarsi il granchio inferiore, perché anzi, non c'è nessuno a contestarlo. Non gli interessa, perché c'è un minimo di priorità. Dall'altra parte Wild Turtle non si avvede, inizia la carica, Core DJ entra effettivamente dentro con il lock up, il flash costretto Wild Turtle, c'è lo stile della sua, trovano comunque un ottimo root su Core JJ, quindi scambio di danni, ma va a vantaggio del team Liquid perché è l'ora di carry essere rimasto ferito. Sì, e scambio di flash soprattutto, il flash di Core JJ se ne va, come quello di Wild Turtle, ovviamente molto più importante quello di Wild Turtle, perché una di carry come Xayah, soprattutto quando non ha ancora raggiunto il suo livello 6, quindi non ha l'invulnerabilità fornita dal tumulto di piume, molto vulnerabile adesso ad un potenziale secondo gank. Sì, esattamente, diciamo che non è l'aggressione che cercavano i FlyQuest, che hanno risposto tra virgolette bene, ma ovviamente erano in 3 contro 2 e ai primi livelli comunque si sente la differenza. Certo, non molto che potessero fare in una situazione del genere. E qui, vabbè, i due jungler che non lo sanno ma stanno tornando in base uno a fianco all'altro. Guarda comunque, che minion wave! Stavo proprio per parlare di questo. Questo gank da parte di X-Mid in corsia inferiore non solo appunto ha tenuto il flash di Wild Turtle, ma ha permesso alla corsia inferiore di Team Liquid di esercitare molta più pressione sui loro avversari, e quindi questa è una wave che va a schiantarsi sulla torre dei FlyQuest, che fanno abbastanza fatica a recuperare lo svantaggio iniziale. Vediamo già la differenza in CS tra Wild Turtle e Doublelift. Parte l'engage. Attenzione, flash più engage, trova il knock up su due, ma non lo di fatto perché Doublelift risponde con il suo di flash, ma Core JJ poco può fare, si lancia sì dentro, ma incontra soltanto le piume micidiali di Wild Turtle, e questo è un first blood ai FlyQuest. Santorin con quel Nuno arriva. Già. Piano piano ingrana e poi connette. Tra l'altro la cosa importante che ti stavo per dire, no? È che lì Doublelift ha rischiato davvero tanto, perché era a un'attacca letteralmente a pochi centimetri dalla torre e facilmente raggiungibile da JJ. Già, rivediamo qua l'azione. Buon engage da parte di JJ con il flash per diminuire le distanze, quindi far valere anche molto meno quello che effettivamente è stato il nerf alla velocità di movimento della W di Rakan su questa patch. Riesce ad assicurare lo knock up su Core Jensen. Rischia veramente la solo kill. Rischia molto la solo kill, ovviamente però colpi della torre ristabiliscono un po' quella parzialità. Qui vabbè, la palla di neve di Santorin, insomma, va bene. Aiuta a pushare un po' la wave per Pobelter. Giustamente. Alleva un po' la pressione e gli permette di trovare un buon recall. Qui il lume va a dare visione su quelli che sono i movimenti, così come anche il poro di JJ.
Sai, no, io di consueto mi piace quando vedo queste piccole chicche che mi fanno capire effettivamente quale ramo, oltre a quello principale della dominazione, hanno preso i vari player. I miei fanatismi. I piccoli dettagli. Piccoli dettagli, così. Mi piace sempre vedere quali rune hanno preferito. Vediamo comunque che anche in questa partita abbiamo un drago infernale come primo drago. X-Mithy qua forse cercherà un Smithy gank, ma c'è un è lì. lume di controllo Già. che lo vedrà. Eccolo qua per l'appunto. Eccolo qui il Ah, il lume di predatore controllo. però. Predatore che effettivamente viene Qua attivato, intanto non potrebbe è flash. lanciarsi, potrebbe arrivare la flashata. Attenzione, nulla di fatto. GG si lancia in avanti. Ora però è nelle mani del team Liquid. E finalmente Panino che si connette. Arriva virtualmente, si forma e WS se lo mangia. Ottima concatenazione di controlli da parte di X-Mithy che trova la spanciata su Wild Turtle, segue subito con JJ la testata nel muro, ovviamente allunga la durata del controllo così da permettergli di ritardare ancora di più la sua Q per assicurare lo knock-up e Doublelift arriva per ripulire l'uccisione, quindi è una kill nelle sue tasche. E queste sono le risorse che ti aspetti che capitalizzino i Team Liquid. Hanno tolto quel flash e hanno detto: ok, sì, ha una summoner in meno, ma cosa vuol dire per noi? Una kill. Esatto. E dove molti magari avrebbero iniziato a retrocedere, lui ha continuato. Trovato il knock-up, poi dopo di Core GJ, vai, rivediamo per l'appunto. Sì, non ha molto servito questo lume di controllo. Cercavano di scappare Wild Turtle e JJ. Il predatore però fornisce abbastanza movement speed da permettere di trovare E la poi qui lo spanciata. E qui scatto. nuovamente il controllo, la testata nel muro, poi lo knock-up. Insomma, Poco c'era da poco fare da per Wild fare. Turtle che non aveva flash, non aveva Suprema, non c'era quindi modo di sfuggire a quel gank. Esattamente, questo ovviamente dà anche un po' di tempistica per questo drago infernale che fa molto molto comodo ai Team Liquid. Qui attenzione perché Stato visto. Smithy ha visto, ha preso il bulbo, ma è stato visto e come sia la Sentinel che gli OJ, però dalla sua comunque ha il proprio team e ovviamente anche un positioning favorevole. Ha usato comunque l'Hexa Flash, se non sbaglio, per Core GJ, Sì, per perdone. minacciare un Esatto, po' il per re-engage. minacciare. Niente drago. Pobelter sta facendo un buon lavoro qua in questa corsia centrale. Non è avanti in CS, ma Però vabbè, sta insomma. mantenendo una buona pressione su Jensen. Non è facile. No, assolutamente. Anzi, tutte le volte che veniva inquadrato e Jensen cercava un'aggressione, cercava di lanciare una sfera oscura o un minion addosso a Pobelter. Pobelter è sempre molto bravo con le sue meccaniche a schivare ogni danno che Jensen gli lanciava contro. Sarebbe stato probabilmente molto più difficile una corsia di questo genere se non ci fossero stato questo livello di meccaniche da parte di Pobelter. Vero, c'è da dire che sta effettivamente confrontandosi contro Jensen e ovviamente la grafica ci mostra un dispendio di mana molto molto importante, ma d'altronde è per guadagnare, o meglio, riassettare, insomma, le aggressioni di Syndra. Tra l'altro voglio anche far notare un attimo la scelta di rune di Syndra che ha optato per la cometa arcana, quindi a differenza Vuole di una proprio. scelta di Electroshock magari che punta ad avere più burst damage nelle combo più avanti, voleva proprio cercare l'aggressione in corsia, voleva cercare questo poke con le sfere oscure, con grazie questa cometa e non lo sta trovando, quindi effettivamente una scelta non riuscita alla grande. Vero, effettivamente la corsia centrale adottando queste rune ti permetteva di guadagnarti un vantaggio che però non stai guadagnando, quindi sì, annulla un po' effettivamente, vanifica l'effetto di quella runa che ovviamente in altri modi sarebbe stata più utile, soprattutto a livello di teamfight. È anche vero però che Pobelter con questa LeBlanc deve iniziare a cercare aggressioni, deve iniziare a cercare uno snowball, perché Impact Qui Raider Impact con Viper. Viper, c'è anche l'ussione su di lui, vuole chiudere probabilmente la tanatofobia, parte ovviamente Impact con la sua Suprema, ora si gira e si porta avanti, c'è il primo 1K, arriva il secondo, ma ovviamente il terzo non va a connettersi, Un quindi nulla ottimo di utilizzo fatto. dello sdegno da parte di Viper che lo concatena nel momento giusto da riuscire a, tra virgolette, evitare il controllo da parte di Impact. Grazie all'input buffering, quella meccanica Esattamente. che abbiamo visto tante volte sulla Tristana avversaria che dice: ma io l'ho Tipo. colpita con un grab, perché lei è saltata via lo stesso? Perché funziona così, perché l'animazione è partita e quindi ormai lei deve Non la andare. puoi. Deve volare. Il Il mio pianeta ha passerotto bisogno deve. di me. Esatto. Qui vediamo effettivamente. Allora, c'è qualcosa da dire su Santorin e il suo Nunu. Ed è già la seconda volta che si può notare in una partita, ovvero che non sta facendo nulla. Ma come? Ha letteralmente lanciato una palla di neve per prendersi l'assist, perché è partito così lontano che è arrivato a giochi fatti. Come una persona molto saggia disse un tempo, lo scopo di Nunu è soltanto rendere il jungler avversario inutile quanto te. Vero, ma Non dalla ci sta sua. riuscendo Esatto. benissimo, perché comunque X-Mithy ha trovato delle azioni vincenti sulla mappa, E vogliono questo ma drago. effettivamente Nunu per adesso non sta trovando grandi vantaggi. C'è da dire,
che non è senza facile. Avere grande pressione da parte delle sue lane, perché come abbiamo visto Doublelift e CoreGG hanno preso il vantaggio in questa corsia inferiore, quindi non c'è pressione sugli obiettivi, non c'è pressione su questo drago soprattutto, che quindi cadrà nelle mani di Team Liquid. Santorin quindi fa un po' fatica ad esercitare quelli che sono le sue, i suoi punti di forza. Sì, è vero, però ti dirò, è un approccio che Santorin ha avuto anche con tanti altri campioni, quindi diciamo che per quanto tu possa essere più o meno bravo su determinati campioni, non mi esporrei così tanto dal prendere un campione come Nunu e Willamp, che ha bisogno, come hai detto te, di diverse dinamiche a suo favore, e quindi rischi di andare ancora più indietro. Sì, qua intanto abbiamo visto Jensen che dice ok, non sto vincendo la lane, ma se ti prendo ti faccio male. Sì, sicuramente, e Pobelter sta recalando su un lume, quindi, già, quindi sanno benissimo. CoreGG potrebbe cercare di interromperlo. Non potrebbe, ma non lo fa. Beh, ha lottato comunque, l'ha comunque bloccata. Questi sono minion che sì, si farà Santorin, ma... Ecco, vedi, serve a ripulire, non è turbino. Cioè, mi è sempre piaciuto molto da quando hanno fatto il rework di Nunu, il fatto che quando consumi un bersaglio che effettivamente uccideresti, proprio te lo mangi. Sì, quello non è vero. Non è soltanto il morso, è proprio... Quelle piccolezze grafiche... Che fanno piacere. Sì, rendono più gradevole. Abbiamo i nostri problemi, eh, Moonboy? Chi con le rune, chi... Non con... hai idea. Non siamo hai idea. Pieni qui nella landa degli evocatori. Piano piano però i Team Liquid stanno prendendo vantaggio su tutte le lane. Non sono vantaggi sostanziosi. Sì, no. Beh, quello che ti aspetti. Sono vantaggi costanti. E questo è un po' un problema. Perché è uno stile con cui abbiamo visto i Team Liquid vincere diverse sempre, volte. Sempre, praticamente. Non fare grandi giocate stellari con cui la tua gold lead si alza improvvisamente di 2000, ma trovare piccoli vantaggi. Vincono semplicemente, lentamente vincono, la tenaglia. Finché il team avversario non è più in grado di contestare la tua aggressione. E a quel punto accendi il motore, schiacci il pedale e l'investi. E qui adesso viene iniziato un messaggero della landa, le priorità sono tutte dalla loro parte praticamente, però c'è un raggruppamento, infatti devono disingaggiare nonostante diversi lumi, c'era quello di controllo che li ha visti. Sì, quindi interrompono effettivamente questo obiettivo neutrale, piccola vittoria tra virgolette da parte dei FlyQuest. E qui hanno già cambiato lane, per esempio, perché Jensen viene aggredito da Pobelter, dalla sua c'è anche Viper, la teratofobia, ce la fa, riesce, e poi addirittura c'era Santorin che riesce a trovare Impact nella sua Suprema, costretto ovviamente alla sua di Suprema in risposta. Nunu fa qualcosa, attenzione, sì. Incredibile. Non qualcosa che tante, si mostrerà però sulla sua scoreboard, perché effettivamente ha trovato semplicemente però la Suprema per dare un po' di fatica a Impact con quel teletrasporto un po' maldestro, ovviamente. Qui Jensen non se l'aspettava. No, non si aspettava tutti quei danni. Pobelter ha trovato una buona aggressione, Viper era nel posto giusto al momento giusto, la tanatofobia ha assicurato la kill. Buon vantaggio FlyQuest. Wow, davvero. Tra l'altro bravo ad aspettare il momento opportuno, perché c'era già Impact che si stava posizionando nella corsia inferiore, lui invece ha aspettato. Tanto che qui lo sdegno viene utilizzato, si porta dietro Smithy. C'è però il suo barile che lo riporta effettivamente dalla parte dei suoi compagni, ma vai per il bocciuolo. Si portano via così il bulbo esplosivo, lo porta via e disingaggia. Sì. Rivediamo il replay per l'appunto. Qua effettivamente Jensen non so se aveva visto Viper arrivare, forse l'ha visto soltanto adesso. Pobelter trova la doppia distorsione, il flash via da parte di Jensen troppo tardi. Si rimane un po' fermo. Tanatofobia assicurata, poi arriva il teletrasporto di Impact, il resto è storia, è storia, come abbiamo visto. Esatto, qui diciamo che è stato un po'... si è sentito un po' troppo sicuro Jensen dopo quel flash, non si aspettava effettivamente la cecchinata. Già, è sempre un po' ingannevole, sì, il fatto che LeBlanc possa coprire così tanta distanza con la sua doppia distorsione e comunque riuscire a trovare i danni necessari per ucciderti. Jensen forse era convinto che, ok, anche se sto qua giù, lui può cercare di raggiungermi, ma non riuscirà a minacciare effettivamente la mia vita. Ma non ha preso in considerazione l'Urgot di Viper, che era dietro l'angolo, pronto con la sua Suprema a assicurarsi la kill. Poi tra l'altro è stato divertente, perché c'è stato quel millisecondo di frame dove i due si sono guardati. Un po' sai come quei montage dove si finisce tra to be continued con la musichettina? Uguale. Si sono fermati, si sono guardati, hanno fatto oh oh. E in quel momento sapeva che sarebbe morto. Sì. Non sarebbe finita bene per lui. Esattamente, tanatofobia se lo porta a casa. Beh, diciamo che adesso piano piano stanno riassettando anche il divario di denari tra i due team. E la cosa importante effettivamente è che sono riusciti ad avere qualche piccola aggressione in più. Ed è un segno positivo per i FlyQuest. Sì, assolutamente, perché riuscire a far snowballare LeBlanc è sicuramente la priorità numero uno per questa composizione dei FlyQuest. Devono.
Una volta poi raggiunta la fase più avanzata di gioco, i team fight, i primi team fight, allora a quel punto Urgot può essere quella presenza fastidiosa, quel tank ma anche damage dealer. Nunu può essere un buon engage ma anche un buono zoning tool grazie alla sua suprema, grazie a tutti i suoi controlli. JJ ovviamente con Kuracan, fantastico engage, fantastica mobilità, e Xayah deve cercare di ripulire il più possibile. Ma finché non arriviamo a quella fase, però questo Obelter drago è il vogliono. Giocatore da guardare. Questo drago lo vogliono, ma attenzione perché Viper è l'unico della corsa superiore ad avere il teleport, il che lo mette in una posizione vantaggiosa. Trova uno stun Jensen a lungo raggio su Pobelter, che quindi è costretto a scappare via per e guarda Impact, sta scendendo giustamente per trovare il tempismo perfetto. Qui ingaggiano sì il drago, ma è un drago che serve a tutti e due, ma soprattutto lo vogliono negare. Arriva, eccolo qua, il teletrasporto da parte dello stesso Viper, la palla di neve, non trova ovviamente nessuno, Impact si fa avanti e lo lasciano e lo trovano così. Punizione da parte di Santorin e se lo portano a casa. E Santorin con quel Nunu, è molto difficile per Nunu entrare nella tana e arrivare effettivamente nel range in cui puoi contestare l'obiettivo, ma una volta che l'hai raggiunto è quasi impossibile toglierlo dalle sue mani. Utilizzato l'occhio del messaggero in corsia inferiore, quindi e questo vuol dire la torre che cade, non solo la torre, la prima torre della partita. In mano è FlyQuest. Occhio, perché di macro si parla e di macro stanno iniziando a giocare bene i FlyQuest, e questa era la forza che dicevo. Ma nonostante tutto, se guardi la scoreboard, i FlyQuest hanno una kill di vantaggio, una torre di vantaggio, ma sono comunque sotto di gold. O l'infernale preso, ma sono comunque sotto di risorse. Perché il team Liquid è proprio questo, quello di cui parliamo sempre, continua ad accumulare questi piccoli vantaggi di cui non ti rendi veramente conto finché non combatti contro di loro e non ti accorgi che sei indietro. Ma da dove sono arrivati questi danni? Perché loro fanno più danni di me? E poi vedi, erano tutti leggermente in vantaggio, quindi effettivamente a tutti gli effetti è come se stessimo combattendo contro 6 persone invece che 5. Esatto, qui tanto però qui Smithy su Pobelter costretto sia alla stasi, c'è però ovviamente illusione dalla sua, nulla di fatto, poi l'ultimo colpo proprio a Pobelter. E Pobelter trova la kill sul suo vecchio jungle, gli fa ciao Xmi, ti ricordi di me? Sono io. E si porta a casa una kill importante, perché appunto come abbiamo detto Pobelter è il giocatore chiave dei FlyQuest in questo momento della partita. In questo momento sono contento per i FlyQuest, ma c'è quel pensiero fisso, quel chiodo fisso che giustamente hai appena narrato poc'anzi tu, Moonboy, del fatto che il macro dei Team Liquid sia micidiale. Ecco, c'è quel sentore di amaro che dice ok, stanno guadagnando risorse, ho paura che finirà male. Qui c'è un triplo stun da parte di Jensen, JJ costretto alla fuga per pochissimi HP. Quindi capisci, è proprio quel sentore che dice ok, stanno andando bene, ma poi perdono. Il problema è che i Team Liquid sono molto bravi a capitalizzare sui tuoi errori. Nel momento in cui i FlyQuest fanno un passo falso, e con questa composizione falso. È veramente facile camminare in bilico. Sì. Sono letteralmente sulla fune i FlyQuest in questo momento. E qui rivediamo il Pobelter Smithy 1v1 nella giungla. Lo vede per un millisecondo con quel lume di controllo, ma non fa fatica a trovare la decisione. Xvidia addirittura prova. Io avrei flashato oltre il muro verso Core JJ, sinceramente. Ti saresti allontanato da Pobelter? Eh sì, ok, JJ era là, ma cosa tira? Una piuma? Non, sì. Forse non ti uccideva. Voleva forse cercare. Sperava che Pobelter ancora non avesse le abilità uscite dal cooldown, quindi flash sul bunker okay, per Syndra. Trovare la fuga. Ma va bene, metà vita di Wild Turtle che ci saluta, così, con una semplice combo stun. Va bene, è normale, è così Syndra. Syndra per molto tempo è stata conosciuta come il gameplay button, la sua R. Già. Guarda che gameplay. Già. Beh, non che adesso Karthus sì, effettivamente cambiano i campioni, ma lo stile rimane lo stesso. Sì, fastidioso. Come non mai. Come non mai. Tra l'altro ci stavo pensando adesso. Core JJ e JJ. Attenzione perché qui Jensen, Pobelter fa valere della sua elettroshock. Danni importanti soprattutto per Pobelter. Vedi Jensen, se avessi preso, mannaggia, l'elettroshock, ai ai ai. Ma non credo sarebbe cambiato granché. Beh, un po' di danni l'avrebbe fatti su Pobelter adesso. Sì, ma Pobelter comunque adesso pieno di salute, non ha problemi da parte di nessun membro del team avversario, quindi può fuggirsene tranquillamente per la sua giungla. E è riuscito a portarsi a casa l'ustione da parte di Jensen, quindi quello è un cooldown che se ne va, non un cooldown importantissimo perché soprattutto nelle fasi più avanzate la partita diventa sempre più difficile trovare il tempo, il modo di utilizzarlo per Syndra. Però
Obelter inizia a dimostrarci di cosa è capace con questo LeBlanc. Sai che cosa ti dico, Moonboy? Io voglio un doppio engage tra Core JJ e JJ. Solo per dire JJ ingaggia. Core JJ ingaggia. Sarebbe bellissimo, speriamo di vederlo. D'altronde sono due che effettivamente possono lanciarsi letteralmente dentro la comp avversaria. Sarebbe troppo bello. Vi prego, fatelo. Hashtag JJ Core JJ J. Comunque, detto questo, effettivamente ora, dalla tua, come dicevi te, i FlyQuest stanno mantenendo sì il passo dei Team Liquid, perché di questo si sta parlando. FlyQuest che mantengono il passo. Il problema, come dici te, è quando i Team Liquid riescono a capitalizzare su un errore, uno solo dei FlyQuest, e prendersi gli obiettivi, perché è quello che fanno. I minuti aumentano, così come anche il cooldown delle morti. Tanto per cui c'è il raggruppamento per l'appunto, con JJ, lancia via JJ, che però si lancia dentro, finalmente, ecco il doppio no cap, però Team Liquid Doublelift riesce a mangiarsi effettivamente quello che è la kill su JJ, e poi qui Viper! Che magia! Tanatofobia, prende la kill su Core JJ, poi si lancia su Doublelift, c'è il fear, c'è la posta finale. Silla Suprema riesce a salvaguardare in qualche modo Impact, Jensen risponde di tutta sua risposta, la kill su Viper, e poi a seguire la spanciata finale lì su Wild Turtle, ormai da solo, indifeso, crolla sotto i colpi dell'Uberecone della Landa. 3 kill a favore dei Team Liquid, quindi a conti fatti, ma questo è stato un fight che è andato proprio da un lato all'altro in questione allora, di attimi. Viper ha fatto veramente una magia. Viper ha fatto una bellissima magia, rimuovendo Doublelift dall'equazione del teamfight, ma peccato che poi c'era Jensen. Peccato, sì. Trova un buon engage, bravissimo Core JJ a lanciare via JJ per l'appunto, che poi si butta sui carry avversari, riesce a charmarli, ma l'amore è una lama a doppio taglio, l'amore è una dittatura, quindi cade sotto i colpi dei due carry senza riuscire a concretizzare qualche vantaggio. Viper con questa scarica di velocità riesce ad assicurare il fear su Doublelift e ucciderlo alla fine. E qua Wild Turtle effettivamente potrebbe ripulire il resto del team avversario, ma fa un errore micidiale di posizionamento. In questo momento Viper è in mezzo a 3 avversari, nessuno dei suoi alleati è pronto a proteggerlo. Si mangia uno stun da parte di Jensen e ciao ciao. È stato un piacere, amico mio. E questo per l'appunto erano gli errori di cui parlavamo. Errore di FlyQuest, subito Team Liquid, nonostante lo svantaggio a livello di teamfight, pochi attimi per ribaltare completamente la situazione. Comunque devo essere sincero, gli Urgot di questo LCS mi stanno emozionando. Tutti stanno facendo delle giocate. Certo, la combo è sempre quella. Gloria del giusto, ti lanci dentro, flash o meno, ce l'hai dentro con la tanatofobia, connette anche il fear. È vero, ma è sempre bello vederlo, è sempre uno spettacolo vederlo. Sì, dà un po' di potenziale di playmaking anche a un champion così tozzo e immobile come Ed è bello perché il suo kit, sì, diciamo che è, tra virgolette, predisposto a questa meccanica, perché se la puoi fare è predisposto, però se la sono creata piano piano i giocatori. Sono queste cose, queste piccole chicche belle, no? Che dici, ok, questo è il kit del campione, ora crea tu la magia. Esatto. E qui Valanga a vuoto, grande Nuno, forza avanti così. Satorin continua a cercare questi piccoli engage. Continua a non fare niente. Le sue palle di neve, ma infatti fa molta fatica a concretizzare effettivamente in un engage vincente. Anche prima l'abbiamo visto in quel fight, era sì, nascosto sul flank, è riuscito a ritardare un po' l'ingresso degli avversari, ma. Ma lì Core JJ ha fatto un ottimo lavoro. Ha bloccato sia Urgot che Nunu, che con JJ si è lanciato poi dentro. Qui Impact ha rischiato grosso. E Wild Turtle ringrazia perché ha guadagnato un buff gratis, una folata di piume. Veloce, veloce. Dicevo per l'appunto, adesso eccoli qua. C'è un drago della loro in più, certo, ovviamente a questo minutaggio forse non è così importante come nella fase iniziale di gioco, ma sono quelle kill che si aggiungono e ovviamente soldi nell'inventario. Sì, assolutamente. E per i Team Liquid continuare a scalare piano piano è una cosa fantastica, perché effettivamente se guardi le composizioni di entrambi i team, loro hanno un po' quell'assicurazione di Kai'Sa in late game. E sì, assicurazioni Kai'Sa. È vero che LeBlanc potrebbe trovare un pick fuori posizione, potrebbe riuscire ad assassinare Doublelift in una fase avanzata di gioco, e a quel punto Jensen con la sua Syndra sì avrà molti danni, ma farà fatica a riuscire a gestire da sola effettivamente, perché poi oltre a Syndra sì c'è Impact con il suo Aatrox che può fare un po' di danni, ma è facile da kaitare, è facile da gestire soprattutto grazie ai controlli di Nunu. Quindi la composizione di Team Liquid si basa molto su Doublelift. Man mano che la partita va avanti, questa è una frase che
mi sembra di aver sentito mille volte l'anno scorso, ma la composizione dei Team Liquid si basa su Doublelift. Bella novità. Wow, non l'avrei mai detto. Chissà come mai è uno di quelli che ti letteralmente cambia la partita da solo. Una meccanica chiave comunque di Nunu è cerca sempre di partire con la tua palla di neve, perché ci vuole un po' per farla, esatto, quindi devi per essere farla pronto. Incanare, quindi devi parti sempre un po' prima nel dubbio. Se trovi un engage vincente, tanto meglio. Ma se non lo trovi, pazienza. Vabbè, almeno c'è una provato. Palla di neve che viene lanciata. Vedi anche adesso, se ne va. E anche solo utilizzarla per spostarsi più rapidamente attraverso la mappa è un utilizzo valido. Vedi, già si è portato già in corso una bella quantità di movement speed. Esatto, quindi tanto vabbè, Impact continua a pulirsi la sua, o meglio, la giungla avversaria per cercare un pochino più di risorse. Assila mannaia, assila lama, però dall'altra parte Urgot, come hai detto te, sta iniziando piano piano ad ingranare a livello soprattutto di tankness, ovvero riesce a essere sempre più resistente e ha già qualche oggetto in più, sia fisico che, eccolo qua per l'appunto, l'asta del Gargoyle che ovviamente si unisce alla gloria del giusto. Vita e difese. Eh sì, quindi sarà ancora più difficile riuscire a buttare giù sia lui che anche Nunu ha completato la lastra pietra del Gargoyle. Quindi in questi fight ci sono delle chiare finestre di potere, tra virgolette, da parte di questi due tank, da parte di questa frontline. Ma la cosa che più che altro mi incuriosisce, hai visto cosa c'è nell'inventario di Syndra? Una velo della Banshee? Mm-hmm. A quello ti riferisci? Sì. Mi aspettavo un pochino più di aggressività, ma evidentemente Jensen ha capito quanto possono essere pericolosi i FlyQuest. Sì. Ma soprattutto Pobelter. Esatto, e l'abbiamo visto diverse volte che Pobelter è riuscito a trovare quell'engage vincente su Syndra per metterlo fuori gioco momentaneamente. Se riuscisse a trovare uno scambio simile prima di un fight, per i Team Liquid sarebbe molto problematico, perché rimuovi completamente dall'equazione Jensen. Esatto, e questo comunque è una differenza a livello macro importante, perché costringe l'avversario come secondo oggetto a dover andare un pochino più sulla difensiva invece che sull'attacco, cosa che su Syndra ovviamente ne guadagna. Sì, nel frattempo Doublelift si è fatto un drago. Sì, così da solo, vabbè. Dal momento nulla che i FlyQuest avevano pressione sul lato superiore della mappa, hanno ceduto completamente la pressione sul lato inferiore e i Team Liquid ne hanno approfittato. Esatto, adesso effettivamente non c'è visione della corsia dalla parte del fiume superiore per i Team Liquid, ma hanno tutto sotto controllo. Adesso per l'appunto vanno a mettere qualche piccolo danno per dare visione e ovviamente chiudere facilmente un po' di lumi. Ecco, quello che stavo pensando prima effettivamente, al di là di guardare alcuni oggettistiche vari, alcuni item, i Team Liquid adesso effettivamente sono tornati a fare il loro gioco. Quindi salvo, soprattutto grazie a quel team fight, indubbiamente, però in ogni caso è questo il problema vero dei Team Liquid, abbiamo detto mille volte. Sono cambi così impercettibili che poi però quando arriva lo schiocco finale dici come ci sono arrivato qua. Esatto, e lo vedi già dalla gold lead. 4k e mezzo in vantaggio. Dove li trovano? Dove hanno sono? Sì, una torre in più, ma sono indietro di kill. E poi guardi il farm e oh wow, okay. 75 milioni di vantaggio su Impact. Già. Quelli sono... Però tagli tanti. Importanti dalla loro, tagli importanti che Urgot non ha nonostante 3 kill, vabbè ovviamente la sua morte ha riscattato gran parte della poca taglia che aveva. Ma è questo quello che io anche ti vado a domandare, i FlyQuest ora hanno trovato delle aggressioni importanti, è vero, sì. Ok. Ma ora per respingere il gioco di controllo effettivamente che stanno facendo i Team Liquid, per allargare questa tenaglia, cosa devono fare? Questo è una domanda che potresti chiedere a qualsiasi giocatore di qualsiasi gioco di Cardinal, Magic, sì. Carson. Come fai a battere il control? Aggro. Già. Aggro e gli metti pressione subito. Sai questa? Mi piace proprio. Me l'aspettavo questa risposta da te. Bravo, bravo. Bravo. Ottima perché, risposta. Il problema è che però... Perché ti aspettavi questa risposta da me? Perché sono un mono red aggro abuser? Sì, ad esempio. Maledetto. Sono povero, va bene. Ma no, anch'io, non ti preoccupare. Ho bisogno di mazzi che costano poco. Aiutate, hashtag aiutiamo Moonboy, fuori dall'agro. Scherzi a parte, effettivamente i FlyQuest questo devono fare. Sì, mantenere costante l'aggressione, trovare più pick, sfruttare di più le blank per cercare un pick particolare. Jensen in questo momento un po' fuori posizione, ma ha non solo il velo della Banshee dalla sua che gli fornisce più difensiva, ha una buona copertura di visione che permette di vedere engage, eventuali engage da parte del team avversario. Finché i FlyQuest continuano a stallare questa partita e ritardare l'azione, stanno solo facendo il gioco di Team esatto. Liquid. Doublelift diventerà sempre più grande. Una volta che avrà raggiunto 4, è già 3 oggetti e mezzo, sì, arriva sì, a 4 oggetti, 5 oggetti, build completa,
si gira verso il corteggio. Vabbè, ora che chiuderà il frammento dice... di infinito saranno problemi. Assolutamente, problemi. Pobeltra addirittura potrebbe essere fuori posizione. Con lo scatto comunque riesce a salvarsi dalla spanciata dell'ubriacone, quindi nulla di fatto, però ovviamente va a cedere un blue buff che ovviamente Smithy ringrazia, dice perché no, ne faccio volentieri in più. E probabilmente inizieranno a setappare anche un Baron, proprio tranquillamente. D'altronde vogliono semplicemente forzare. Eccolo qua per l'appunto. JJ fornisce protezione a Viper. Core JJ d'altro lato però trova tantissimi danni da parte di Wild Turtle. E quindi insomma inizierà con un pochino più di fatica questo possibile engage. Sul flank pericoloso. Eccolo che si va da dietro, la spacciata, c'è il predatore, ne prende due però nulla di fatto. C'è comunque su Santorin il flash. JJ ringaggia, si lancia dentro con la sua corsa più il knock up, ma Jensen pone fine alla sua vita. Poveltre si lancia dentro, la coppia non basta. Double kill da parte di Jensen, che si on fire in tutti i sensi. L'ustione, poche HP, non se lo porta a casa. Quando dici veramente a fuoco, Jensen, magia, prudenza, trova una doppia uccisione. Peccato per JJ, ottimo il ringaggio. Sì, infatti JJ continua a trovare questi engage niente male con Rakan. Il problema è che il resto del suo team non è mai pronto a rispondere. E chiaramente Rakan è molto fragile. I team Liquid girano subito l'aggressione e si portano sempre a casa la kill su questo povero Rakan. Viper potrebbe lanciarsi dentro. Santorin va di faccia, forse un po' troppo, perché c'è il comitato di benvenuto. E poi qui l'impact grazie a Double Lift. La magia, Wild Turtle rimosso completamente. A seguire Double Kill, doppia uccisione, serve per Double Lift, che quindi aumenta ovviamente le sue risorse. Viper ci saluta e anche questo per Baron. E questo è un disastro per i FlyQuest. Eccolo qua l'errore di cui parlavamo, con uno svantaggio considerevole. Perdono. Riguardiamo per l'appunto. Xvidio trova un flank fantastico. Peccato questa mancanza di esecuzione. Il barile in allontana, combinazione con i flash degli altri, allontana dal combo di Alistar. JJ trova una buona combo di controlli, ma viene completamente sciolto dai danni di Jensen. Nel frattempo Impact assorbe così tanti danni, così tanta pressione con la Suprema. Pobelter cerca la kill, cerca di assassinare Jensen, ma non ci riesce. I Team Liquid sono bravissimi a gestire l'aggressione, a voltarsi immediatamente sui bersagli prioritari. E questo è quello di cui parlavo prima. Nuno ha un ottimo controllo sugli obiettivi, sì, ma deve arrivarci. E ovviamente i Team Liquid non glielo permetteranno. Appena vedono che Nuno si avvicina, eliminato. Tra l'altro voglio farti notare una cosa molto... cioè non è egoista. Vabbè, qui vediamo ovviamente i danni da parte di Jensen e Wild Turtle. Gli altri sono di condimento. Smith inizia, Doublelift accompagna, poi sul finale con la sua doppia uccisione. Ma Jensen effettivamente applica tanti controlli e ovviamente uccisioni. Dicevo, una cosa un po' egoista da fare, ma più che altro fa ridere, più che riflettere, il fatto che Doublelift ha un centimetro da Jensen sotto ustione, non abbia utilizzato la summoner della cura. Tutto calcolato. Gli ha detto, vai oh, se fosse morto, ti giuro le risate che mi sarei fatto. Probabilmente sai cosa ha fatto, fa, mate, perché non mi hai curato? Stavo per morire, fa, tranquillo, lo sapevo che saresti sopravvissuto, certo, non ti preoccupare. E si asciuga il sudore. Ma veramente. Adesso, grazie ovviamente alla mano del barone, torniamo sull'azione. Crolla l'ultima tower, l'ultima torre, prima ovviamente dell'inibitore. Sotto aggressione non possono fare niente i FlyQuest, perché adesso quel poco di aggressione che avevano si è persa, sfumata così nel nulla. Guarda, esatto, gli oggetti da parte di Kai'Sa. Quattro oggetti completi, manca soltanto che venda la Doran's Blade per andare e si compri l'ultimo per andare a, per arrivare a full build. Ma effettivamente cade l'inibitore in corsia centrale, quindi le torri del Nexus sono a tutti gli effetti l'ultimo ostacolo da attraversare per i ovviamente 3-1-1, classica impostazione standard per quanto riguarda buff della mano del barone, per andare a forzare su più corsie. Smithy accompagna in corsia centrale i minion rinforzati più il buff della mano del barone, mentre invece in corsia superiore aggressione totale con un'ottima difesa da parte di Core JJ, che può aiutare Jensen e Doublelift. E qui ha rischiato grosso Pobelter. Già, se soltanto Jensen avesse utilizzato la sua suprema, Pobelter sarebbe esploso. Esploso letteralmente. E intanto però Impact, ovviamente forte dei suoi danni, Viper non può fare molto adesso. Ecco la famosa tenaglia, mi ricorda tanto, non lo so, scorsa settimana, mano del barone, 3-1-1, stanno facendo esattamente la stessa cosa. L'inibitore cade, la torre giù, in corsia inferiore, a breve potrebbe cadere, siamo sempre là. Questa è la tattica dei Team Liquid, già, una tattica di Mac, guarda qui. Voltarsi. Guarda, questa è già una torre del Nexus che cade e tutti e cinque i membri di FlyQuest erano ancora vivi. Santorin costretto alla stasi, Pobelter si lancia su Jensen, nulla di fatto, viene portato via. JJ si lancia in avanti, riesce a trovare, grazie all'apporto di Wild Turtle, effettivamente la kill su Jensen, ma adesso c'è un sano panino che li sta aspettando, Wild Turtle, quindi finisce qui Double Lift, vabbè.
cerca di ucciderli addirittura dentro la fontana. L'ultima torre crolla e crolla anche questo inibitore. E quindi Team Liquid si aggiudicano anche questo match. GG Team Liquid, sì, 5-0, ancora imbattuti, solidi, solidi, indistruttibili, in cima alla classifica, micidiali. Adesso con GG fa non piccare mai più Rakan. Ti mai, proprio gli sussurra nelle orecchie, guarda, guarda, fa non ci provare mai più. Scherzi a parte, vabbè, Core GJ forse in questo, devo essere sincero, mi voglio sbilanciare, non è stato così presente come ovviamente abbiamo visto con Rakan. Certo, sono un po' stili diversi di ingaggio, di certo, inizio fight, vero, ma è stato marginale il suo apporto al team, devo essere sincero, almeno questa è stata la mia opinione, la mia sensazione. E effettivamente fai fatica un po' a identificare un momento chiave di questa partita che ha ribaltato tutto in favore di Team Liquid. Ma questo perché l'abbiamo detto mille volte, lo stile di Team Liquid è proprio questo. E continueremo. Piccoli vantaggi che piano piano si accumulano e rendono impossibile per il team avversario riuscire a sostenere questa aggressione. Una volta che è scoppiato quel teamfight in corsia centrale, che poi effettivamente ha portato al barone e piano piano alla fine della partita, c'era poco da fare per i Fly Quest arrivati a quel punto. E questa è una scelta, quella dei Team Liquid, ed è una scelta vincente. Assolutamente sì. Beh, allora, adesso abbiamo fatto subito un breve recap, però effettivamente, come hai detto te, non c'è stato un momento preciso della partita, perché ormai l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto anche te, quindi è inutile ripeterlo. Quindi concentriamoci sui FlyQuest, che abbiamo visto sì tenere... Allora, dire tenere testa sarebbe un po' sbagliato, perché in realtà hanno arginato quella che era, per l'appunto, ormai io i Team Liquid li vedo così, proprio come una tenaglia. Mm. Il match, hai presente l'evento, quello natalizio che c'è stato sulla Landa, Blitz al Nexus? Sì. Esatto, la Battle Royale, quella è il cerchio. Quel cerchio sono i Team Liquid e praticamente inizia così la partita, che già c'hai un cerchio intorno a te e inizia a bruciare. E piano piano si chiude e l'ansia sale, finché poi ovviamente non soffochi. È un'ottima metafora, perché hai effettivamente visto? Non puoi sconfiggere il cerchio di Blitz al Nexus, e così sembra che sia, sì, per rimani fuori, rimani fuori e rimani bruciato. Ti giuro, mi sale l'ansia. Quando inizia il fight vedo già un cerchio immaginario intorno alla landa. E già, poi, presto tardi, 20, 30, 40 minuti, il cerchio si chiude. È proprio vero, è proprio vero. Devo farti i complimenti per questa metafora perfettamente grazie, calzante. Grazie, però sì, appunto, da parte dei FlyQuest, questa partita è stata un po' deludente, non voglio dire pessima, ma un po' deludente. Potevano essere stompati, tutto sommato. Certo, quello, c'è sempre quell'opzione. Quando giochi contro i Team Liquid potresti sempre essere stompato, c'è sempre quel rischio. Però effettivamente avevano le risorse nelle prime fasi di gioco per cercare di spingere un po' di più il loro vantaggio. Non sono riusciti a farlo, anche grazie a una buona esecuzione da parte di Team Liquid, che sono riusciti a tenerli a bada, a tenerli un po' a distanza giusta. Però appunto, LeBlanc, dopo aver trovato quella prima kill, dopo aver trovato quella kill su X-Meeting nella giungla, Non puoi fermarti lì con LeBlanc, no. Sei un assassino, devi continuare ad aggredire, a esercitare la tua pressione, a esercitare il tuo vantaggio. Se non ci riesci, chiaramente i Team Liquid ne escono vittoriosi, perché non hai una risorsa chiave all'interno del tuo team. Una risorsa chiave del tuo team non è riuscita a sfruttare il proprio le proprie risorse. Sì, diciamo che le condizioni di vittoria per i FlyQuest erano difficili da ottenere. E nel momento in cui inizi a pensare di vabbè dai, abbiamo preso qualche torre, continuiamo così, no, perché i Team Liquid non giocano così, ti mangiano letteralmente prima il dito, poi la mano, poi il braccio, e se tu pensi di giocare al loro gioco, perdi, perché la palla è loro, quindi fanno quello che vogliono, sono sì, dei bambini egoisti. Un ottimo lavoro da parte di Team Liquid nell'esecuzione dei team fight, di quei pochi team fight che ci sono stati, però bravissimi con la selezione del bersaglio. L'abbiamo visto più volte, nel momento in cui Rakan salta dentro per cercare di applicare i controlli, subito tutto il focus è su di lui e Rakan esplode, perché è squishissimo. Nel momento in cui LeBlanc salta dentro per cercare di trovare un bersaglio vulnerabile da assassinare, qui vediamo per l'appunto Rakan parte con l'engage, JJ parte e muore. Jensen è pronto, la sua suprema parte, JJ non c'è più. Stessa cosa, Pobelter cerca di assassinare Jensen, X-Meaty è pronto, è lì accanto a Jensen, sa che Pobelter vuole cercare quella giocata ed è pronto con il body slam, trova il controllo e fine. Guardate quanti danni ha fatto Jensen in questa partita. Ha quasi doppiato in danni Pobelter, effettivamente, perché Pobelter non riusciva a trovare le finestre di opportunità giuste. Mentre Jensen, quando hai al tuo fianco personaggi che ti possono proteggere da eventuali engage come quel Gragas, come quell'Alistar, puoi permetterti di stare avanti, di continuare ad applicare quei danni costanti di Syndra, quelle sfere oscure. Mamma mia, Syndra.
troppi troppi danni. E d'altronde abbiamo visto anche dalla grafica, torri, risorse che si aggiungono, i danni di Jensen che superano di gran lunga quelli di Doublelift, che sì, ha fatto ovviamente le sue enormi giocate. In quel replay, ora che ci vado a pensare, sai qual è stato l'errore, tra virgolette, dei Team Liquid? Quindi non dei Fly, ma dei Team Liquid. La suprema di Gragas, che ha allontanato invece di avvicinare. Se li avesse avvicinati sarebbe finito ancora prima il team fight. Già, assolutamente. Quindi avrò massacrati. Anche nella quasi perfezione, perché non possiamo chiamarla perfezione, ma anche nell'ottima esecuzione da parte di Team Liquid, puoi comunque trovare degli errori da andare ad attaccare. Quindi se sei Team Liquid hai comunque cose su cui lavorare, hai degli obiettivi chiari su cui migliorare. E quando guardi questa squadra, 5-0 per adesso, nessuno degli avversari li ha messi veramente alla prova. Il pensiero che abbiano ancora aree di gioco su cui possono migliorare è terrificante. È vero. E sai cosa ti dico? Voglio fare una prediction da qui ai prossimi mesi futuri. Te la lancio perché so che a te piace. Per il gioco che hanno e non per l'aggressività che hanno, ok? Quindi non è un team esplosivo che massacra le vittime. Per il gioco che hanno anche a livello macro, secondo me questi, affacciandosi al resto del mondo, vanno avanti. Te la dico lì. Secondo me, quarti ci arrivano. Stiamo parlando, lo dico adesso, sì, proprio sono lanciato così avanti che sto spicy, già proprio, veramente, secondo me per il gioco macro che hanno. Quanto? Sì, è tantissimo. 8 mesi. Ma infatti adesso me lo segno, sennò me lo scordo anch'io quello potrebbe che ho detto. Succedere, potrebbe rompersi, esatto, un braccio, esatto. Doublelift fine della carriera. Esatto. Con JJ perde un piede. No, vabbè, ovviamente scherziamo. Però secondo me per il gioco di macro che hanno, sai, uno dice ok, punto tutto su di loro perché sono aggressivi, ammazzano, uccidono, prendono kill. Ok, quello è una cosa che molti team possono fare, stompare gli avversari, ma lo stomp non è propriamente una meccanica che puoi mettere sempre in gioco perché basta alzare un muro, classica difesa, e lo stomp non c'è più. Invece per il gioco macro che hanno mi piace. Effettivamente però devi andare a considerare come performeranno questi giocatori quando si scontreranno lane per lane con questo giocatori del loro calibro, effettivamente, perché fino adesso abbiamo visto, sì, finché riescono a trovare questi piccoli vantaggi da poi far esplodere in questi team fight nel mid game, trovano le vittorie. Quando non riescono a trovare neanche quei piccoli vantaggi, come riusciranno a performare? Riusciranno a recuperare un eventuale svantaggio? Vedremo. Esatto, però ovviamente questo match quindi è terminato. Il prossimo, TSM, Team Solo Mid contro Cloud9, rivalità storica molto importante. Sei pronto? Mi farò trovare pronto perché è un game decisamente storico. È un matchup storico, non vedo l'ora di vederlo, sono contentissimo che sono qua a castare. Lo stesso vale per me, quindi noi una piccola pausa e torniamo subito da voi.